Antonella Ciaramella è stata eletta al Consiglio regionale della Campania, classificandosi ottava nella circoscrizione di Napoli, sfondando quota 11.000 preferenze. È la prima donna di Casoria ad essere eletta al Consiglio regionale. Più che il, il, il successo del Partito Democratico, di un partito o di un territorio, è il successo di un'idea. L'idea e il, il messaggio di voler affermare che quando ci si impegna, che quando si crede veramente in qualcosa e quando ci si prepara il risultato arriva. Forse non subito, forse non facilmente, ma arriva. Facciamo una valutazione politica su queste elezioni. Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni ed è stato definito, e penso lo si possa dire, un candidato del popolo. È una valutazione che possiamo fare politicamente parlando e la possiamo applicare anche alla sua esperienza. Sì, ha l'esperienza di tutti quelli che si avvicinano alla politica con un forte radicamento territoriale, con una forte um, passione, ma una passione che non è una passione di pancia o una passione di rabbia, ma una passione di... che viene dall'amore per la vita, per le persone, per gli amici, la famiglia, quella che viene da dentro. Ed è sicuramente un risultato, lo... un risultato del popolo, della gente o com... semplicemente dei cittadini, quelli che guardano poi a quello che si fa e a quello che si è. Più che alle opinioni, e a quel bruttissimo atteggiamento di denigrare sempre e comunque. Alle spalle di Antonella Cianamella c'è una famiglia, c'è un nucleo. Complessivo di persone per bene che ti hanno cresciuto, ti hanno dato la possibilità di esprimerti, ma senza questa famiglia, come dire, non ci sarebbe fatto questo percorso in qualche modo, no? Sicuramente, non soltanto, non avrei avuto i grandissimi risultati che ho avuto sempre, innanzitutto come tenuta proprio psicofisica di fronte ai tanti avvenimenti della vita. Una famiglia che è amplissima, che è grandissima. È che forse è l'unica cosa che mi andrebbe un po' invidiata. È però una famiglia che diventa sempre un po' la famiglia di tutti, quindi è aperta è come è aperto il nostro cuore e lo porteremo anche un po' nel nostro modo di lavorare in regione. Il rapporto di Antonella Ciaramella con il territorio e la sua città, Casoria. Ho affermato dal primo momento che il mio impegno e la mia vocazione è soprattutto nel campo dello sviluppo e quindi del, del lavorare per, per il lavoro. Per la mia propensione professionale, per la mia formazione. Eh, però ho anche detto che nel frattempo che prepariamo il terreno e che lavoriamo perché ritorni sul territorio non solo sul nostro, ma in tutta la regione Campania. Lo sviluppo, il lavoro e le imprese è necessaria una prima risposta per chi ha più bisogno. Nel frattempo che lavoriamo per migliorare questo, questo territorio è necessario da subito dare una risposta a chi Soffre perché è ammalato, o perché non ha lavoro, o perché è solo e quindi in campo, soprattutto per le politiche sociali e per la sanità. In bocca al lupo, buon lavoro. Grazie.